La primavera torna al successo tra le mura amiche contro il Foggia. Non è una gara semplice per i sanniti, che hanno affrontato una compagine agguerrita e determinata a uscire dalla Velola con almeno un punto. Il primo tempo è più che positivo per i ragazzi di Bovenzo, che si dimostrano attenti e cinici al punto giusto. Al primo affondo riescono a passare in vantaggio, precisamente al 17esimo, quando Rimoli è atterrato in piena area da Bacari, guadagnandosi il calcio di rigore. Dagli 11 metri insacca Pinto, che spiazza di grande classe Di Stasio. Il Foggia si fa vedere dalle parti di Carriero al 20esimo, con un tiro di Amabile che si spegne di poco sul fondo. Il Benevento raddoppia alla mezz'ora con Rimoli, che capitalizza al meglio un ottimo cross di Mancino proveniente dall'alto sinistro. I Satanelli non si perdono d'animo e iniziano la ripresa nel migliore dei modi, riuscendo ad accorciare le distanze dopo 5 minuti con un tiro di Cavallino sul quale Carriero non può nulla. La pressione del Foggia si fa insistente e i sanniti cercano di andare sul 3-1 con un insidioso tiro di Mancino al 17esimo, che trova la pronta respinta di Di Stasio. Al 31esimo il Benevento è costretto a proseguire la gara con un uomo in meno a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Capitan De Caro. I rossoneri cominciano a premere il piede sull'acceleratore, ma gli stregoni si rendono pericolosi soprattutto in contropiede. Al 34esimo un tiro di Dublino sfiora la traversa, 2 minuti più tardi lo stesso bomber insacca con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Neanche il tempo di festeggiare, che il Foggia va di nuovo in gol con un bel tiro di Albano da fuori area. La truppa di Pavone fa di tutto per pareggiare l'incontro, sfiorando più volte il gol. Da segnalare che al 40esimo si ristabilisce la parità numerica grazie all'espulsione rimediata da Muscatiello. Al 46esimo Cavallini si trova tu per tu con Carriero, ma quest'ultimo riesce a respingere la palla con i piedi. La sfida si conclude con un contropiede di Sant'Arpia, che viene neutralizzato da Di Stasio. Per il Benevento sono 3 punti sofferti e importantissimi. Ecco i risultati della sesta giornata: Ascoli-Lecce 0-2, Benevento-Foggia 3-2, Cosenza-Lazio 0-0, Crotone-Livorno 4-4, Frosinone-Pescara 0-0. È riposato il Perugia. La classifica vede la Lazio al comando con 13 punti, segue l'Ascoli a 12, Pescara, Livorno e Frosinone 10, Lecce 9, Benevento 7, Perugia 6, Crotone 5, Foggia 3, chiude il Cosenza con un punto. Nel prossimo turno si sfideranno Benevento-Cosenza, Foggia-Perugia, Lazio-Crotone, Lecce-Frosinone, Pescara-Ascoli. Riposerà il Livorno. Pasquale Bovenzo, è stata una battaglia fino all'ultimo minuto. Il Benevento non ha brillato, però ha vinto, e questo è l'importante. Ti è piaciuto l'atteggiamento della squadra? No, non è che non ha brillato. Lo dico sempre, se pensiamo minimamente che esiste qualche partita facile per noi, è inutile che scendiamo in campo, perché sono tutte squadre attrezzate, sono tutte squadre che giocano con ragazzi un po' più grandi, più esperte, e quindi noi non possiamo essere solo belli. Siamo stati belli e pratici i primi 35 minuti, abbiamo fatto un ottimo calcio e infatti siamo stati premiati con i 2 gol, quello che mancava nelle altre partite, abbiamo finalizzato. E poi quando c'è stato da soffrire abbiamo saputo soffrire. Questa deve essere la squadra, né solo bella e né solo pratica, deve essere un misto. Questa è la strada. Sono contento perché, non perché siamo stati meno belli, perché siamo stati belli quando dovevamo essere e pratici, e abbiamo sofferto quando c'era da soffrire. Giustamente, come detto, ogni squadra nasconde delle difficoltà, ma ti aspettavi un Foggia così agguerrito? Sì, non così agguerrito, anche che gioca un ottimo calcio, l'abbiamo studiata, l'abbiamo vista. Ogni squadra, questo è un campionato difficilissimo, soprattutto per noi che abbiamo scelto questa strada di giocare con molti sotto età, perché sono ragazzi forti che meritano, e oggi hanno messo quel qualcosa in più. Il Foggia, il Crotone, queste qua che potrebbero essere alla pari, Lecce, Livorno, Perugia, io metto sempre un gradino più alto Ascoli, Lazio, Pescara e Frosinone. E queste qua sono partite alla pari, che può succedere di tutto, puoi vincere, puoi perdere e puoi pareggiare. Tra 7 giorni quindi ci sarà un'altra battaglia. Sì, sono squadre che possiamo battere, ma non è detto che se non le affrontiamo così assolutamente andiamo sotto, sicuramente, perché si è visto, la classifica conta pochissimo se li vedi a 0 punti, a 1 punto, a 3 punti, noi non eravamo una squadra da 4 punti. E quindi quello che vale per noi vale anche per gli altri.
ultima domanda, l'espulsione di De Caro ingiusta, hai avuto timore dopo l'espulsione del tuo capitano? Io il timore vive con noi allenatori, ma non è un timore, è una piccola paura del fatto che tu stai meritando la partita, come è successo nelle precedenti, non quella di Pescara, ma soprattutto a Crotone e con la Lazio. Tu hai un minimo di timore quando meriti, quando stai meritando e pensi di non farcela, di non portarla al termine. Quindi meglio avere il timore significa che stai meritando, se non hai timore significa che non stai meritando. Rimoli, sei stato piuttosto decisivo oggi, ti sei procurato un rigore e hai segnato anche il secondo gol. Che prestazione è stata? Sono molto contento per questa prestazione, speriamo soprattutto per la squadra, speriamo di andare avanti così e continuare a non mollare mai. È una vittoria importante per il Benevento? Molto importante, perché venivamo da un periodo molto difficile, quindi per noi questa vittoria era davvero importante. Sei un nuovo acquisto di questa squadra, qual è stato il tuo approccio qui con il Benevento? No, mi trovo molto bene, mi hanno accolto veramente bene e spero di continuare a indossare questa maglia. Adesso c'è il Cosenza, sarà un'altra sfida molto difficile. Un'altra battaglia, sono altre 4 partite d'andata che dobbiamo veramente sfruttare al meglio. La sfida è ricca di azioni, soprattutto nel primo tempo. Dopo 11 minuti si fanno vedere gli ospiti con una conclusione di Mancini sul primo palo, ma Savarese risponde presente. Al 13esimo il Benevento passa in vantaggio. A gonfiare la rete è Autiero sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con la palla che supera di poco la linea di porta prima della deviazione di Radano. Sulle ali dell'entusiasmo il Benevento cerca in tutti i modi di raddoppiare, ci prova prima al 18esimo con un insidioso tiro di Garofalo che si spegne di poco sul fondo, l'attaccante rinvia la gioia del gol di poco dato che al 21esimo l'arbitro fischia un calcio di rigore in favore dei Sanniti per un fallo commesso su Ferraro. Sul dischetto Garofalo non sbaglia portando il punteggio sul 2-0. Al 25esimo l'Ascoli riesce ad accorciare le distanze con Persiani, il quale è bravo ad approfittare di una disattenzione di Autiero e Savarese. I bianconeri spingono il piede sull'acceleratore, al 30esimo si fanno vedere complanamente, ma la sua conclusione sfiora di poco il palo. Al 33esimo è la volta di Gurini che colpisce il palo esterno della porta giallorossa. A pochi minuti dal rientro negli spogliatoi, precisamente al 45esimo, i Sanniti offrono il tris con una bella punizione di Garofalo dalla distanza. La rete, giunta nel finale del primo tempo, permette alla truppa di Romagnolo di amministrare il risultato nella ripresa, contenendo al meglio gli attacchi avversari. Addirittura la strega offre il poker al 43esimo con il neo entrato Romanelli, chiudendo definitivamente la contesa. Si chiude con un successo l'andata dell'Under 17, è stata una prima parte di stagione più che positiva, culminata con ben 9 risultati utili consecutivi che hanno permesso ai giallorossi di piazzarsi al terzo posto in classifica. La ripresa è fissata per il prossimo 13 gennaio, quando alla Vellola si presenterà il Perugia. Ecco i risultati: Benevento-Ascoli 4-1, Palermo-Pescara 2-1, Cosenza-Roma 1-6, Foggia-Lecce 2-1, Frosinone-Perugia rinviata, Napoli-Salernitana 0-0, ha riposato il Crotone. La classifica vede la Roma al comando con 33 punti, segue il Napoli a 30, Benevento 20, Palermo 18, Ascoli 17, Perugia 16, Pescara 14, Frosinone e Salernitana 12, Crotone e Cosenza 11, Foggia 10, chiude Lecce con 9 punti. Nel prossimo turno, in programma il 13 gennaio, si sfideranno Foggia-Ascoli, Cosenza-Pescara, Napoli-Lecce, Benevento-Perugia, Frosinone-Roma, Crotone-Salernitana. Riposerà il Palermo. Mister Romagnolo, vittoria davvero importante contro una delle pretendenti per un posto nei playoff. È soddisfatto di questa prestazione? Sì, sono soddisfatto della prestazione e sono soddisfatto per l'andamento di tutto il girone d'andata. Noto la crescita dei ragazzi, mi fa piacere perché di partita in partita apprendono tante cose e le mettono in campo e questo è motivo d'orgoglio. 10 risultati utili consecutivi, è davvero un ruolino di marcia importante per il Benevento che ha trovato un equilibrio importante, no? Sì, stiamo facendo bene, peccato aver perso Montanino perché comunque ci dava una grossa mano nella fase di costruzione del gioco.
però comunque chi lo ha sostituito lo sta facendo bene e un po' tutti stanno crescendo e stanno facendo veramente un bel campionato. Si chiude questa prima parte di stagione che, come lei ha detto giustamente, è stata positiva. Cosa si aspetta dal ritorno? Ma io spero che i ragazzi continuino a crescere, perché il nostro obiettivo è questo qua. Il risultato è relativo, però fa sempre piacere. Però la cosa importante è che si inculcano determinate cose in giocatori che magari devono arrivare a determinati obiettivi. Romanelli, è arrivata questa importante vittoria che chiude il girone di andata in bellezza, no? Sì, questa partita meritavamo di vincerla sia per quello che abbiamo fatto in settimana e per anche il mister che ci ha caricato molto, e per la partita che abbiamo fatto oggi meritavamo la vittoria. Hai fatto il quarto gol, a chi vuoi dedicarlo? Sì, lo dedico al mio amico Montanino per il suo infortunio, spero che torna presto, e anche per la mia famiglia che mi segue sempre. Un bilancio su questo girone di andata? Sì, è finito in bellezza, ma adesso pensiamo al girone di ritorno e di fare bene come questo girone di andata. La gara è sin da subito scoppiettante, con il Benevento che impone il suo gioco nel migliore dei modi. Al primo minuto Albano sfiora l'incrocio dei pali, al quinto ci prova Talia dal limite, ma Berti devia in angolo. Al decimo un'azione corale porta Olimpio alla conclusione, ma Berti si oppone con i piedi. Il gol del vantaggio arriva al ventesimo con D'Agosto, bravo a calciare in girata, non lasciando scampo all'estremo difensore Capitolino. Il caldo torrido fa abbassare i ritmi a entrambe, ma al 36esimo arriva il raddoppio. Agnello salta diversi avversari e serve Olimpio, che insacca per il 2-0. Nella ripresa i sanniti controllano la partita e la chiudono al 26esimo con Giampaolo, che punisce Berti in contropiede, sfruttando un ottimo lancio di Bracale. Dopo due giri di lancette arriva anche il poker, siglato da Agnello. La Roma ha modo anche di accorciare con un calcio di rigore, ma Diglio vieta la gioia del gol a Scandurra opponendosi egregiamente. Ecco i risultati della prima giornata: Benevento-Roma 4-0, Palermo-Pescara 4-0, Crotone-Salernitana 3-0, Foggia-Ascoli 2-2, Frosinone-Perugia 4-0, Napoli-Lecce 7-1, ha riposato il Cosenza. La classifica vede Napoli, Benevento, Frosinone, Palermo e Crotone al comando con 3 punti, seguono Ascoli e Foggia 1, chiudono Cosenza, Salernitana, Perugia, Pescara, Roma e Lecce a 0. Nel prossimo turno si sfideranno Ascoli, Benevento, Pescara, Frosinone, Lecce, Crotone, Perugia, Foggia, Roma, Napoli, Salernitana, Cosenza. Riposerà il Palermo. Partita perfetta, Benevento 4, Roma 0, c'è poco da dire, l'avete proprio dominato questo incontro. Sì, grande partita, era la partita che mi aspettavo, abbiamo fatto un buon precampionato. Avevo detto ai ragazzi di giocarsela a viso aperto, perché non perché si chiami Roma, c'è qualcosa di diverso da noi, dobbiamo affrontare tutte le partite con questa voglia, con questo spirito. Noi non siamo secondi a nessuno, ma non perché abbiamo una squadra forte, perché nella mentalità bisogna pensare di potersela lottare sempre con tutti. La tua squadra aveva dimostrato di stare in grande forma anche nel torneo precampionato, ma ti aspettavi una prestazione così netta contro la Roma? No, è chiaro che non ti aspetti una vittoria così netta per 4-0 dominata contro la Roma, però mi aspettavo una grande prestazione. Questa è una squadra di ragazzi che sanno cosa significa sacrificarsi, in settimana mi ascoltano, è una squadra cresciuta tantissimo, un gruppo che oggi ha consapevolezza dopo un mese di lavoro. Era la risposta che volevo, ma la gioia deve durare 5 minuti, 10 minuti. Poi c'è l'Ascoli, c'è un campionato intero e noi sappiamo che il campionato è lungo. Se vogliamo essere protagonisti bisogna resettare ogni fine partita. Ecco, sono ragazzi, la vittoria è meritata, però quanto è importante viaggiare bassi? Fondamentale, io lo so, perché nella mia esperienza degli ultimi anni a Benevento, come ben sapete, ho sempre fatto bene la prima parte, poi dopo abbiamo avuto dei problemi e non siamo riusciti a raggiungere le fasi finali. Premesso che il nostro obiettivo non è il raggiungimento delle fasi finali, è importante volare basso, perché soltanto così si supera sempre il limite e si alza sempre l'asticella. Se ci vogliamo accontentare del 4-0, il campionato finisce qui, ma da domani si lavora per migliorare. Partita perfetta del Benevento contro la Roma, 4-0, te l'aspettavi un risultato così rotondo?
No, ad aspettarmelo no, però ci credevamo molto su questo, abbiamo lavorato molto in settimana e quindi avevamo tutti molta fiducia. In cosa siete stati superiori? Nel gruppo e nella gestione, e non mollare mai. L'importante è cominciare bene, no? Sì, è vero, però continueremo sempre così sicuramente. E il tuo primo anno qui a Benevento, come ti stai trovando? Mi sto trovando benissimo, l'accoglienza è stata bella, bene. È un bellissimo gruppo. La truppa di Fusaro ha totalmente dominato l'incontro, costruendo azioni su azioni sin dai primi minuti. Al settimo si fa vedere Marsiglia con un bel tiro dal limite dell'area che esce di poco fuori. Al quattordicesimo Odobo serve in profondità Maiese, ma l'attaccante non trova il tapin vincente, sparando la palla alta. Al 22esimo è la volta di Prisco, che sugli sviluppi di una punizione si vede deviare la sfera sulla traversa. Il gol giunge al 28esimo e porta la firma di Marsiglia. Il giallorosso trova la rete con un tiro effetto da fuori aria, che non lascia scampo all'estremo difensore Palladino. Il Foggia prova a reagire con una conclusione di Malva due minuti più tardi, ma la sfera si spegne di poco sul fondo. Il Benevento chiude ogni discorso al 32esimo con la rete di Parisi, che con un colpo di testa su assist di Giuliano punisce l'estremo difensore avversario. Al 34esimo stava arrivando anche il Tris con un esterno di Prisco da fuori aria che Palladino devia sulla traversa. Nella ripresa i giallorossi controllano al meglio la gara e al 29esimo mettono a segno il 3-0 grazie a un calcio di rigore procurato e trasformato da Odobo. Al 35esimo poteva scrivere il proprio nome sul tabellino anche Evangelista, ma il giovane calciatore è fermato dalla traversa. Adesso ci saranno ben due settimane di sosta, il rientro è fissato per il prossimo 11 novembre, quando la truppa di Fusaro si recherà in trasferta a Napoli. Ecco i risultati: Benevento Foggia 3-0, Cosenza Pescara 0-2, Crotone Palermo 0-2, Lecce Ascoli 1-0, Napoli Frosinone 3-0, Salernitana Perugia 0-3. Ha riposato la Roma. La classifica vede Perugia e Napoli al comando con 15 punti. Seguono Frosinone e Roma 13, Pescara 12, Palermo e Salernitana 10, Lecce e Benevento 8, Ascoli 7, Cosenza e Crotone 2, chiude il Foggia con 0 punti. Nel prossimo turno si sfideranno Ascoli-Roma, Palermo-Cosenza, Pescara-Salernitana, Foggia-Napoli, Frosinone-Crotone, Perugia-Lecce. Riposerà il Benevento. Mister Fusaro, vittoria senza affanni per il Benevento, un secco 3-0 sul Foggia. Quanto è soddisfatto di questa prestazione? Della prestazione sì, sono soddisfatto, perché al di là del risultato, sebbene che io ricerco sempre comunque alla fine di fare una buona prestazione per poi arrivare al risultato, e oggi devo essere onesto, anche nel primo tempo, nei primi 20 minuti che non riusciamo a fare gol, però abbiamo costruito proprio 5-6 palle gol, che poi siamo stati poco cinici nel arrivare al gol, però va bene oggi così, va bene. Era un po' deluso, diciamo, dalla prestazione di Frosinone, questa vittoria può dare entusiasmo all'intera squadra? Ma guarda, io li vedo tutta la settimana, quindi in settimana noi proviamo delle cose, ci riescono anche, naturalmente poi la partita è tutto un altro mondo, soprattutto per loro che sono ragazzi piccoli, l'aspetto emotivo incide tantissimo, loro devono soltanto cercare di avere fiducia, poi i risultati sono relativi, soprattutto per quest'età. Io sono contento oggi proprio della prestazione, perché cose che sono state provate sono state messe in atto, e quindi è una vittoria per tutto lo staff. Adesso c'è il riposo, poi il turno di sosta, due settimane di stop. È un periodo positivo o negativo stare fermi così e aspettare quindi la prossima partita? Guarda, la stessa domanda me l'hai fatta l'anno scorso dopo il Frosinone, che dovevamo affrontare il Napoli, e adesso affrontiamo di nuovo il Napoli, è una casualità. Io mi auguro il risultato sia positivo come l'anno scorso, ma ti ripeto, noi penseremo comunque a lavorare e recuperare pure i 5-6 infortunati che abbiamo, perché mai come quest'anno purtroppo siamo un po' falcidiati dagli infortuni, ma pensiamo a lavorare e ad avere sempre la giusta mentalità. Vittoria importante per voi, avete conquistato un netto successo sul Foggia per 3-0, che prestazione è stata? La prestazione perfetta, e abbiamo acquisito fiducia con questa vittoria. Hai segnato il primo gol, quanto è stato importante sbloccare il risultato e che gol è stato? È stato importante, tantissimo, sbloccare il risultato. E contento per il gol. Quali sono i tuoi obiettivi in questa stagione? Fare bene e crescere su tutti gli aspetti.